Oggi vi faccio una cosa che non si trova spesso in pesceria. Sono queste conchigliette che si chiamano, noi le chiamiamo canestrelle. Sono buonissime, sono piccole, piccole capesante, diciamo. La forma è quella lì. Allora, come le facciamo? Io le faccio con questi pomodori che ho spellato, quindi scottati e spellati, aglio, peperoncino e zucchine. Quindi olio, aglio con tutta la camicia insieme. E facciamo soffriggere l'aglio sul fondo. I pomodorini, guardate che belli, così. Quindi scottati e spellati. Così non abbiamo tutte le pellicine che vanno a galla, che sono sempre poco belle da vedere, no? Sentite la musichetta, eh? Questi sono stupendi. Adesso vi faccio vedere come sono fatti. Allora, perché stanno così entrellina? E perché? Perché se no si aprono e tirano fuori tutta l'acqua, quindi muore poi questo qui. Quindi è consigliabile di tenere le trovellina belli stretti, le cozze, le vongole, tutte quelle cose che hanno problemi, che poi si aprono, esce l'acqua e muoiono. E poi sono poco succosi anche. Allora, ci siamo. Che faccio? Butto il pomodoro. Dato che questo è un frutto di mare molto delicato, io vado a mettere non il classico prezzemolo, ma il basilico. Guardate, così. Poi prendo una zucchina. Questa è la zucchina romanesca che mettiamo sul fondo e pensate quanto diventerà gustosa questa zucchina appena che si apre il canestrello. Ecco qua, guardate. Guardate che sono belli. Guardate che belli. Adesso, coperchio, così, e li facciamo appena aprire. Appena si aprono, fermiamo tutto quanto. 4 minuti, 5 minuti massimo. Vediamo un po' se sono pronte. C'è qualcuna aperta e qualcuna no. Vediamo un po', guardate. Assaggiamo. Buono, Mario, ora la faccio assaggiare pure a te. Richiudiamo. Che dici, Mario, sono pronte? Guarda che belle. Dai, sono pronte, dai. Allora, a questo punto spingiamo. Qua, così. E adesso l'assaggiamo subito. Tu ritorna a posto, va bene? Saluta un po' tutti quanti. Ciao a tutti. E adesso assaggiamo. E qual è l'idea, diciamo, qua? Che la potete applicare su qualsiasi altro frutto di mare, che mettete già una verdura, sentiamo così, guarda la zucchina bella, così ho preso un pezzettino, e arricchite così il vostro sodè. Soprattutto con le zucchine si può fare, che veramente ammazza il suo buoni. Se li trovate i canestrelli, almeno così a Roma si chiama. Facile, facile, veramente facile, e sempre economica e tanto buona. Un bacione grande. Che buonio. Ma Mario, ecco, arrivo. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Mua.